Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico Federico95ETA e benvenuti alla 14ª parte della guida Pokémon Y. E sì ragazzi, sono già passate 2 settimane da quando abbiamo iniziato questo Let's Play e niente ragazzi, l'ultima volta ci eravamo lasciati sul percorso 7 dove avevamo finito di esplorarlo tutto. Abbiamo visto la pensione Pokémon, abbiamo visto il castello dove puoi salire di grado battendo allenatori e niente. Abbiamo visto molte cose e in questa parte risponderò ad alcune domande che mi fate e niente, ho seguito i vostri consigli, mi sono aggiunto Ralts alla squadra ragazzi, è ancora a livello 15, è ancora deboluccio, però con il condiviso di esperienza salirà piano piano e quando raggiungerà il livello 20 così lo metterò in cima alla squadra. Ho aggiunto lui perché comunque mi avete detto che c'è un attacco speciale molto forte e quindi ho voluto aggiungere lui. Allora ragazzi, quindi qua ci sta una grotta, io direi di andare avanti. Grotta Tride, dunque, una scorciatoia per Altiropoli. Allora noi dobbiamo andare a Pedroglifari e qua c'è scritto che dobbiamo andare a sud, però non fa mai male visitare, ecco, visitare, come si chiama ragazzi, grotte. Quindi vediamo un po' cosa ci sta in questa grotta. Io direi di mettere il repellente, che mi sembra ne ho comprati parecchi. Ok, eccoli qua. Così andiamo pure più veloci, ragazzi. E niente, entriamo nella grotta. Allora, grotta dove? Tana degli Zubat. Ok. Vediamo un po' cosa ci sta qua dentro. Qualche roccia? Ok, niente. Niente. Ok, andiamo avanti. Ok, allenatrice, mi avete detto di mettere Ivysaur per primo e vi accontento ragazzi, ho voluto mettere Ivysaur e niente, è salito anche lui a un alto livello. Come potete vedere ragazzi, ascolto molto i vostri consigli perché ho insegnato a Bulbasaur una mossa che mi avete consigliato voi, che è appunto Veleno Shock ed è molto molto forte. Ragazzi, oltre ad essere fantastica l'animazione. Quindi Pedroglifari, stiamo arrivando, dai, battiamo questi allenatori. E Duglett contro Ivysaur è anche in svantaggio, quindi ho fatto bene a mettere Ivysaur. E sì, fallisce, va bene così. Comunque, la squadra mi sta veramente bene, ragazzi. Tutti i Pokémon si aggirano sul 26, tranne Bulbasaur che è Ivysaur che è rimasto al 22. Però piano piano si allenerà anche lui. Dai, dai. Niente, colgo anche l'occasione per ringraziarvi dei 4100 iscritti, veramente siete tantissimi ragazzi. Ecco appunto Frogadier sarà 25, siete veramente tantissimi, grazie, grazie, grazie. Continuate a seguire questa guida. E niente, ah ecco, ora vi farò vedere Veleno Shock. Guarda ragazzi, un'animazione bellissima, guardate che spettacolo. Bellissimo come si vede ragazzi, bellissimo. Ok, abbiamo battuto lui senza problemi. Veleno Shock è veramente una mossa splendida. Ecco, Fletchinder non lo metto in campo da un botto di tempo, però. Mettiamo Combusken. No, Combusken sta a 24. Vabbè, lasciamo Ivysaur, cioè, tranquillo. Anche se sono alla pari, però io faccio sempre Veleno Shock. Però non credo che li tolga molto. Magari lo batte pure, non si sa mai. Ecco, il livello è più superiore, fa anche brutto colpo. Perfetto, vai. Quindi ragazzi, in questa parte raggiungeremo Pedroglifari. E quanti Pokémon c'ha questa? E batteremo questa, credo sia l'unica allenatrice in questa grotta perché più avanti non potremo andare. E ora vi farò vedere il perché. Intanto, se notate, questo Pikachu è femmina perché sulla coda c'ha il cuoricino, se vedete. Ecco, vai, muori. Perfetto. Quindi Ralts si è aggiunto alla nostra squadra. Ora ragazzi, scrivetemi qua sotto nei commenti se volete che aggiungo il Pokémon fossile, che ovvero come si chiamava quello, la specie di tirannosauro, ecco. Fatemi sapere se volete che aggiungo quello o aggiungo qualcun altro, qualcuno di più forte. Ecco, Ralts sale al 9. Quindi ragazzi, Ralts stava al 9, non stava al 15. LOL, errore mio. Niente, Ralts lo devo far salire un bel po' di livello, oppure fuori dalla guida lo allenerò. Qui c'è un avventuriero che dice: per andare per i Pedroglifari devi tornare al percorso 7 e cercare un'altra entrata. Perché qua serve forza, ragazzi. Anche di qua penso che serva forza. Ok, quindi noi non ce l'abbiamo. E torniamo giù. Intanto sullo schermo potete vedere anche lo schermo inferiore. No, non usiamo un altro. Potete vedere anche lo schermo inferiore perché la grotta è scura e quindi riesce a vedere anche lo suono sotto. Di qua eravamo già passati.
Ah, qua tocca usare taglio. Oddio ragazzi, vabbè, comunque mi sembra che là ci sta uno strumento non tanto importante, ecco. Però niente di che, lo farò vedere nella prossima parte, perché adesso devo insegnare taglio, ci mettiamo un po'. Quindi noi dobbiamo passare questo per Pedro Grifari, ecco il percorso. Perfetto, Tana degli Zubat, qua c'è una, che dice? Ah, ci cura la squadra, perfetto. Vai così. E qua strumento? Niente strumento. Andiamo avanti. Vai. Poi torneremo in questa grotta a catturare qualche Zubat così. Ah, e vi devo far vedere anche nel mio PC quanti Pokémon ho catturato, ragazzi. Poi ve li farò vedere nelle prossime parti. Ecco. Alto là! Chi è? Vai. Ah, scusate, non volevo spaventarti. Come stanno tu e il tuo Ivysaur? Ti sei mai chiesto come possa un solo Pokédex coprire una regione così vasta come Kalos? In realtà non può, ed è per questo che adesso potenzieremo il tuo Pokédex. Il Pokédex Kalos Costiera è stato aggiunto al Pokédex di Federic. Nel menu del Pokédex adesso trovi anche il Pokédex Kalos Costiera. Prova a selezionarlo. Fare nuovi incontri permette alle persone e ai Pokémon di crescere. Beh, si è fatto tardi, dobbiamo andare. Buon voyage! Quindi ragazzi, la regione di Kalos è divisa in zone. Ogni zona ha le sue determinate specie di Pokémon, e penso che in questa regione ci siano molti Pokémon, sia di Johto, Kanto, Hoenn, Sinnoh, di proprio tutte le specie. Quindi molto buona come cosa. Questo gioco, ragazzi, mi sta veramente prendendo tantissimo. Andiamo di qua. Qua c'è qualcosa? No. E qua vabbè, scendiamo. Oh, una sfera, meno male. E mi sta veramente prendendo molto, perché è veramente un gioco fatto benissimo, molto meglio degli altri. Certo, a me mi è sempre piaciuto Pokémon Argento, ovvero Pokémon Soul Silver. Mi è piaciuto veramente tantissimo, ragazzi. Non potete manco immaginare. Quel gioco mi ci sono chiuso a bestia quando è uscito, perché essendo un remake che potevi andare sia accanto che Hoenn, era fantastico per me. Sì, sia accanto che Johto, se Hoenn. Hoenn e Zaffiro e Rubino. Che dovrebbero farlo un remake di Rubino e Zaffiro, ragazzi. Non sarebbe affatto male. Penso che spopolerebbe come questo. Magari fanno un remake di Rubino e Zaffiro, che puoi andare anche a Sinnoh, magari. E non sarebbe per niente male. E sempre con la grafica così, dico, sempre con la grafica del 3DS. Anche se penso che questo gioco non ha venduto come gli altri giochi, perché il 3DS, ragazzi, non ce l'hanno tutti. C'è chi ha il 2DS, il DS normale, non penso che si compri il 3DS solo per questo gioco. Quindi questo gioco non è che ha così tantissimo. Sì, è spopolato, ragazzi, però non tanto quanto secondo me Soul Silver e gli altri giochi, ecco, i remake. Poi parere personale, adesso non so, ragazzi, detto così. Comunque, Soul Silver è veramente un grande gioco. Se dovete giocare Pokémon, giocate a quello, veramente è bellissimo. Poi la cosa che i Pokémon vi seguivano era fantastica. Che vi seguivano, ve li potevate portare dappertutto, era fantastico, ragazzi. Lo potevano fare anche qua, ma qua già vedo che si potrà cavalcare Rayon. Oh, un Sea Viper. Lo catturiamo? No, l'abbiamo visto, poi lo catturerò fuori dalla guida. E niente ragazzi, anche questo è un gioco fatto veramente molto molto bene. Qua c'è forza, non possiamo passare. Andiamo di qua. C'è scritto consigli utili, puoi cambiare il posto della tasca e borse. Ciao. Un allenatore. Ok, battiamo gli allenatori. Vabbè, comunque vi ho fatto un discorso, ragazzi, proprio da prof. No, non è vero. Pareri miei sui giochi del trading, del dei giochi del Pokémon, del DS, Game Boy. Anche quando è uscito Zaffiro e Rubino mi hanno veramente preso, ragazzi. Certo, mi hanno preso mai quanto, cioè, questo non è che mi ha preso tanto quanto gli altri, ecco, ragazzi. Ormai sono più grandi, sai, da piccoli si giocava a quei giochi, era più bello. Però niente da dire su questo, perché poi arriveranno quelli grandi che diranno l'ultima generazione è una merda, fa schifo. No, non è vero per niente, ragazzi, perché su questo gioco ci arriviamo tutte le generazioni, quindi puoi dire tutto tranne che questo. La grafica per me è stupenda. Perché vi sto facendo questo discorso, ragazzi? Perché molti mi hanno detto cosa pensi di questo, cosa pensi di quest'altro. E quindi mentre faccio le lotte vi spiego, ecco, cosa ne penso, perché rispondo a tutte le domande. Cioè, guardate, vedi, usano tutti i Pokémon anche della regione di Kanto. Non puoi dire che è un gioco con Pokémon nuovi, qua là. Si cattura anche Mewtwo.
Poi per il fatto delle mega evoluzioni, ragazzi, vabbè, hanno voluto aggiungere quello, ma non è che mi dà fastidio, ecco. Ma io ormai sono grande, se la pensassero tutti come me, magari, ecco, ci sarebbero tutti starebbero a giocare a Pokémon, secondo me. Vabbè. Comunque, ragazzi, dopo avervi fatto tutto questo discorso, abbiamo battuto circa 2-3 allenatori e manco ce ne siamo accorti. Dai che siamo quasi arrivati alla nuova città, ragazzi. Intanto Ivysaur sta salendo di livello. L'ho messo davanti, che me l'avete chiesto voi, e così potete vedere anche che mosse fa. Ah, là c'è una sfera, ma non ci possiamo arrivare. Qua non c'è niente. Sto posto mi sembra sospetto. Non è che ci sta. No, sento, ragazzi, che ci sono oggetti che li puoi individuare solo col detector, metal detector. Quindi meglio controllare dappertutto. Andiamo di qua. Quando stiamo qua? Niente, niente, niente. Continuiamo, qua c'è un maestro karate. Wow, battiamolo. Io e il mio Machop ci alleniamo percorrendo le strade di montagna a piedi nudi. Credi davvero di poterci battere? Vabbè, solo perché vado in ciabatte non vuol dire che sono più scarso di te, Rick. Scusa se te lo dico. Machop. Cioè, ragazzi, come potete vedere lo scorso di prima, perché dire che questo gioco è brutto perché ci sono i Pokémon di ultima generazione? Cioè, una gran cazzata, perché ci sono... Guarda, io so tre sfide che faccio, tre sfide che mi hanno mangiato un Oddish, un Goldin e un Machop, cioè... Vabbè. Ok, devo dire che i Pokémon di ultima generazione a me non dispiacciono, cioè, cose nuove... Sono belli belli belli, ecco. L'ho visto, Pancham, là mi è piaciuto molto. Froakie non è niente male. Non capisco perché le criticano così tanto, vabbè. Questo gioco è piaciuto anche a molta gente che fino a un anno fa diceva che facevano schifo i Pokémon. Quindi, fantastico. Ecco, e mo? Da oggi in poi andrai in giro pure te in ciabatte. Dopo sta sconfitta. Sandalino mio, oh che figo qua. L'uomo solitario. Andiamo giù, vai ragazzi, siamo quasi arrivati. Vai, 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 vai. Di qua. E ciao. Ok, Pokémon, Pokémon. Che poi Pokémon, ragazzi, voi notate, c'ha l'accento sulla E. E la madò. Zangoose controlla tre Seaviper. Mamma mia, che gruppetto. Ora devi catturare questi Pokémon, ragazzi. Alla fine ne puoi catturare soltanto uno, quindi... Un Zangoose, si va. Continuiamo la nostra sfida. Qua niente. Ah, vediamo un po'. Ah, non posso cascare. Volevo vedere cosa succedeva. Cioè, ragazzi, vedete le novità? Tutte queste novità. Là non ci posso andare. Dove forza va così. Andiamo di qua. Devo fare per forza così, ragazzi. Ok, let's go. Pietra foglia, oh my god. Facciamo evolvere la... Come si chiama? La scimmietta. Oddio, la scimmietta facciamo evolvere. Non mi ricordo come si chiama. Qua? Mi ci fa andare, dai, fammici andare per favore. No. No, a me dì, devo fare tutti i saltelli. Ma che mi ha preso per un canguro? Oh, sì, andiamo qua. Vai, 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 vai. Salta, salta, salta lì. Voilà, ragazzi. Ok, siamo quasi arrivati, manca poco. Vabbè, vediamo se qua c'è qualcosa. Niente. Quindi tutto il percorso 8 l'abbiamo fatto. E niente, Pedro Clifari. Ciao vicino, sarà sicuramente Serena che rompe. Eccola, lo sapevo. Cosa vuoi, Serena? Questa è Pedro Clifari, ma va. Passando attraverso l'acquario si può raggiungere Alto Rivoli, ma prima dovremmo fare un salto alla Borea dei Fossili, non credi? Sì, forse riusciremo a scoprire qualcosa sulla pietra misteriosa legata alla mega evoluzione. Ma sono l'unico che non frega niente di questa mega evoluzione, ragazzi, no? Devi sapere. Ah, ho visto, ragazzi, qua un percorso strano. Percorso 8. Ragazzi, incredibile. Questa Pokémon l'avevo vista da su. E niente, meno male. LOL. Che figata. Ok, Pedro Clefari. Andiamo dentro al... LOL.
entro al centro Pokémon. I Pokémon forti sono molto rari nella regione Kanto, ma mai quanto le pietre che si trovano al percorso 10. Le pietre del percorso 10, ci dobbiamo ricordare il percorso 10, ragazzi. Magari ci sono pietre della mega evoluzione. Ma si sa mai. Percorso 10, andiamo là dopo. Dopo, quando ci capiteranno, naturalmente. Dunque, siamo già ai 15 minuti. Parliamo con questa. Ehi, allenatore, prendi questa MT. Spaccaroccia. E ragazzi, non vi ho detto una cosa. Le MT qua si possono insegnare più volte a un Pokémon. Non come gli altri giochi che se insegnavi una mossa non la potevi più imparare. Come le MN, sì. Ma le MT, ragazzi, no. Le puoi imparare quante volte vuoi. Ed è buonissima questa cosa. Perché io, ragazzi, non potete capire quanto amo la MT Terremoto. Cioè, è la mossa che mi piace più di tutti, secondo me. Ed è anche molto forte. Non funziona un tipo di volante, però per me è veramente una mossa fortissima. Guardiamo dentro al cestino. Vai. Intanto io posso fare quello che mi pare, ragazzi. Questa è casa di questa, mi metto nel letto. Cioè, qualsiasi cosa proprio, cioè. Ciao. E niente, ragazzi. 16 minuti. Io direi di visitare un po' questa città. Qua c'è un altro percorso. Penso che qua porterà a una grotta. Non mi ricordo adesso come si chiama. Laboratorio fossile. Ok, qua giù che ci sta. Ah, una panchina. Sediamoci, vediamo il panorama. Magari fa vedere il panorama. Sì, fa vedere la Pokéball là sotto. Perché ragazzi, se vi sedete sulle panchine di solito vi fa vedere il panorama. Fantastica anche questa cosa. Ok, qua ci ragazzi dovrebbe essere un hotel, penso che ci sta in tutte le città. E se vi ricordate bene, dentro gli hotel ci sta quel tizio dei poteri. E non è che sta anche qua il tizio dei poteri. Qua c'è sta uno che parliamo, cosa vuole? Magari c'è ragazzi, non so, magari l'ho sparato. Andiamo un po' qua, no, di solito sta nell'ultima stanza. Eccolo ragazzi. Ehi, ci si rivede fratello. Sono Mister Fratellanza, il divulgatore di poteri. Solo una domanda, tanto per essere sicuri. Hai bisogno che ti spieghi cosa sono i poteri? No, me l'hai spiegato già l'altra volta. Insegnami un potere, fratello, vai. Potere Fratellanza, difesa speciale. E vai ragazzi. Quindi ragazzi, quando andate negli hotel, mi raccomando, andate sempre nell'ultima stanza e controllate se ci sta il divulgatore dei poteri. Vedi Federico che si ricorda tutto. Incredibile, vai. Ragazzi, non giocavo un gioco così, è veramente emozionante. Questo gioco mi ricorda tutti gli altri giochi. Mentre con Nero e Bianco non è stato così. Con Nero e Bianco, ragazzi, io ho preso Nero e Bianco normale. Ci ho giocato, sì, era simpatico. Ma Nero e Bianco 2, ragazzi, io non l'ho preso, cioè, per niente, cioè. Mio fratello l'ha preso, ho preso sia quello Bianco e Nero 2, Bianco e Nero, sia Bianco che Nero 2, però io ho detto proprio no, io li prendo quelli. Ho visto il gioco, l'ho visto su YouTube o qualcosina, ma niente di che. Intanto qua su c'è un coso di Omanite, ragazzi. Non forse è di Omanite. Che? Quello pare Dragonite. Il ciccio. Che? Cosa ha detto? Aspetta. Ehi, tu hai per caso con te un Genesect? No. Quando ce l'avrò, sì, ce l'avrò, te lo farò vedere. So che si può catturare anche Moltres, ragazzi. Scrivetemi qua sotto nei commenti se si può catturare anche Articuno Zapdos, perché non lo so. Vai. O Lugia, o ditemi un po' i leggendari che si trovano, eh? Che voi lo sapete meglio di me. Benvenuti nel Mangio Mondo dei Fossili, giovani studiosi. Salve, io mi chiamo Serena e lui invece è Federic. Vorremmo chiedere informazioni sulla mega evoluzione. Ah, vi ha mandato qui il professor Platan, vero? Ho sentito parlare di voi. La mega evoluzione mi spiace, sappiamo solo che ha a che fare col potere delle pietre misteriose. Comunque, se siete allievi del professor Platan, conoscerete il certo i fossili di Pokémon, vero? Ma sicuramente. Sono resti di Pokémon, se volete vederli dal vivo andate nella zona degli scavi. Quindi non sa dirci niente sulla mega evoluzione. Un momento, forse i Pokémon rigenerati dai fossili possono avere qualcosa a che fare con questa mega evoluzione. Se volete sapere di più sull'argomento, chiedete all'assistente che si trova nella grotta di Bagliori, lui è un esperto. Ah, grotta Bagliori, ok. Andiamo alla grotta Bagliori, ragazzi. Ci hanno dato tutte le informazioni possibili. Ci hanno detto di tutto. E niente, la grotta Bagliori, ragazzi, si dovrebbe trovare in da questa parte. E niente, da Fede95 è tutto. Io salvo il gioco. E niente, da Fede95 è tutto. Commentate, iscrivetevi, mettete mi piace, ragazzi. Mi piace proprio a bestia proprio. Che mi fanno veramente molto, molto piacere. E niente, commentate, iscrivetevi. Passate a tutti i link nella descrizione. Per questa parte è tutto. Abbiamo visitato tutta la città, le grotte, allenatori, tutto. E niente, dalla prossima parte arriveremo alla grotta. E niente, da Fede95 è tutto. E ci vediamo alla prossima parte. Bella, raga.